Buongiorno, siamo in diretta. Buongiorno a mister Braglia. Allora mister, ci siamo, si parte. Io le volevo chiedere innanzitutto le sue sensazioni proprio personali a poche ore dall'inizio del campionato e della sfida contro il Campobasso. Le sensazioni sono che dobbiamo affrontare una partita nel modo giusto, perché l'inizio in modo particolare, le prime 4-5 gare sono le più pericolose, perché la squadra si deve assestare. I campionati iniziano tutti con entusiasmo, con la voglia di fare. Se non corri più degli altri, se non hai l'atteggiamento giusto più di loro, rischi contro chiunque. Tra le altre cose, già ci abbiamo giocato contro e ci hanno messo veramente in difficoltà, un po' perché noi venivamo da un periodo di preparazione, però loro erano molto, ma molto più motivati di noi. E forse l'errore che stiamo facendo è anche questo, no? Pensiamo che dopo il campionato dell'anno scorso qualcosa in più ci sia dovuto. E non funziona così. Funziona così perché quando si riazzera le cose devi dimostrare sul campo se sei meglio di una squadra che di un'altra. Perciò bisogna prepararsi bene, lavorare come stiamo facendo e vedere a che punto siamo, perché chiaramente non possiamo essere al meglio, perché al meglio ci arriviamo dopo 4-5 giornate. Però è chiaro che giocando in casa davanti al nostro pubblico noi vogliamo vincere, non è che vogliamo andare in campo e accontentarci. Vediamo di fare una grande partita, per quello che possiamo fare in questo momento, chiaramente. Buongiorno mister, ben ritrovato. Grazie, anche a lei. Senta, a proposito appunto di queste sensazioni di cui si parlava poco fa, ecco, e diciamo che c'è un inizio nuovo, col pubblico finalmente sugli spalti, diciamo, con le voci di dentro che si sentiranno, le bandiere, insomma, e quant'altro. E diciamo che al di là delle pressioni e dell'imprevedibilità che una gara d'esordio può comportare, insomma, e anche alla luce di quelle considerazioni che lei poc'anzi faceva, insomma, ci vorrebbe, uso il condizionale, un risultato che faccia un po' contenti tutti e che cancelli anche quella, come dire, quella rabbia per come è finita l'anno scorso. Ma la rabbia, se uno valuta bene le cose, ce ne deve avere poca. Però ognuno poi vede quello che vuole vedere, il calcio ognuno poi lo interpreta come lo vuole interpretare. Noi l'anno scorso, secondo me, siamo andati anche oltre le nostre possibilità, per come la vedo io. Poi ognuno è libero di vederla in una sua maniera. Siamo arrivati corti, abbiamo avuto nel turno decisivo 6 squalificati. Purtroppo noi giocavamo molto anche su questo, su questa carica agonistica, no? Che poi ci ha portato a lungo andare a essere penalizzati. E l'abbiamo pagato chiaramente. Caramente, no chiaramente. Però noi adesso è chiaro che dobbiamo seguire questo successo, la prima partita in casa, davanti al nostro pubblico. Io pressioni non ne vedo, anzi a me fa piacere che torni i tifosi allo stadio, rivedere la gente. A me sembravano partite d'allenamento e spero e credo che sia così anche per i giocatori, perché un giocatore che ha personalità, carattere, ha voglia di fare, è una cosa in più. Se no sembra di fare l'allenamento. C'è anche i giocatori del giovedì, come si diceva una volta, e allora quelli andavano bene. Quest'anno vediamo chi sono i giocatori, quelli forti, quelli veri, perché è chiaro che hanno una responsabilità in più. Mister, buongiorno, ben trovato. Io non mi vedo con lei dalla gara proprio con il Campobasso, quindi sono passate 4 settimane
E lei appunto faceva riferimento proprio alla gara giocata in Molise, dove i nostri prossimi avversari hanno dato molto filo da torcere alla sua squadra, anche se c'era la grande giustificazione che l'Avellino giocava soltanto da 7 giorni, si ritrovava da 7 giorni. Quindi insomma una brutta gatta da pelare, sono d'accordo con lei, perché questa è una squadra che ovviamente vive del proprio entusiasmo, atteso che torna in Serie C dopo tanti anni, c'ha un gruppo di giovani molto agili, veloci, sguscianti, che sicuramente renderanno la vita difficile per quanto riguarda le loro ripartenze. Quindi c'è bisogno di fare una gara molto accorta e equilibrata. L'ultimo riferimento è quello di 7 giorni fa con l'amichevole con il Sorrento, dove lei ha provato nel primo tempo, io mi riferisco al primo tempo perché praticamente dovrebbe essere presumibilmente per 9/11 la formazione contro il Campobasso, ha provato questo cosiddetto albero di Natale che probabilmente a mia memoria in effetti nel primo tempo io non ho visto fare nessuna parata importante al giovanissimo portiere del Sorrento. Per cui, insomma, se si ripropone quel modulo lì, atteso anche che la campagna importante condotta da questa dirigenza le ha offerto e le offre ampie opzioni dal punto di vista tattico, addirittura anche da modificare in gara in corso. Quindi è possibile, le chiedo, rivedere, insomma, un attacco che non si fermi soltanto all'unica punta terminale, ma che questa punta venga affiancata da una seconda punta, proprio per cercare di scardinare anche il muro, il prevedibile muro del Campobasso. E poi un'ultima cosa, le chiedevo una seconda domanda, se dalla campagna acquisti lei si attende in queste ultime ore l'arrivo anche di un metodista, di un giocatore al centrocampo d'ordine che possa dare più velocità alla manovra, magari con i piedi buoni, e che possa anche verticalizzare. Ma le ripeti te. Io mi ricordo, lo so, poi me lo dice Alfonso così, e iniziava una certa età. Allora, io non sono d'accordo con lei, ma tanto ormai non è una novità. Con il Sorrento noi abbiamo fatto 40 minuti di calcio buono, molto buono secondo me. Sì, forse non abbiamo avuto grandi occasioni, però il movimento della squadra a me mi è piaciuto tantissimo. Quello che non mi è piaciuto sono gli ultimi 5 minuti, quando ci siamo abbassati e gli abbiamo concesso 2 o 3 presunte occasioni. Però col Sorrento a me la squadra mi era piaciuta. Poi sulla punta, giusto? Affiancare una punta. Ma noi siamo aperti a ogni soluzione. Io leggo che ogni tanto sarei in confusione. Io non sono in confusione. Noi da quando siamo in ritiro abbiamo fatto una settimana con la linea 3, una settimana dopo a 4, una settimana a 3. Perché è giusto anche poter cambiare tranquillamente i moduli se le caratteristiche dei giocatori te lo consentano. Per quanto riguarda il metodista, io ho Aloy, che stravedo per Aloy, per me è uno che è nato per giocare lì davanti, ho ancora Di Francesco, io non chiedo assolutamente nessuno con queste caratteristiche. Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora le chiedo, se chiede un altro giocatore, cioè con altre caratteristiche, se vuole un altro attaccante, per caso, se ipoteticamente Messina, il giovane Messina potrebbe andare in prestito da qualche parte. E poi ha già snocciolato tutti i temi, però a me interessava sapere il Braglia uomo, oltre che il Braglia allenatore, che tipo di emozioni prova di fronte all'ennesimo campionato, non so a che punto è arrivato della sua carriera, in termini di campionato da affrontare, però che emozioni prova, che sensazioni prova? Dall'esterno mi sembra di capire che lei ha una grande voglia di rivalsa, cioè ha voglia di vincere, perché cioè, io ho vinto dappertutto, voglio vincere anche ad Avellino. Perché? L'ho detto anche l'anno scorso che ci provavo. Ma come fai a dire io vengo qua e vinco? Sarei un cretino. Io non mi ritengo un cretino, mi ritengo una persona equilibrata, almeno fino adesso. Io dico che ci dobbiamo provare per rispetto a tutto quello che ci circonda, società, ambiente, tifosi, giornalisti, tutto quello che uno ci vuole mettere ce lo deve mettere. Ma dire che io sono qui esclusivamente per vincere, io dico che noi possiamo fare un campionato importante, poi tutto dipende da quanto ci possiamo migliorare. Per quanto riguarda il mercato, se mi parlate di attaccanti centrali, vi rispondo di no.
e nemmeno ci penso, perché qualcuno, io leggo anch'io quello che giustamente voi scrivete, perché ci mancherebbe, ognuno ha la sua idea sul calcio, no? Però io vado a vedere Brescia, ha fatto 11 gol non giocando sempre, no? Maniera ha fatto 10 gol non giocando sempre, ma ce n'è tanti meglio di loro? Poi c'ho un ragazzo, sì, che ci avrà prospettiva, che è stato preso dal direttore, ma che conoscevamo tutti, che è questo Gagliano, che gli dobbiamo dare tempo di crescere. Poi non so se Messina va via, ma Messina non è un esterno, Messina è un attaccante, con buone caratteristiche. No, io voglio uno come sa il direttore, io non voglio niente, parliamoci chiaro. Ma che trequartisti? Non voglio trequartisti, io voglio gente in grado di sostituire all'occorrenza sia Mikoski che Canutè. Basta, i giochi qua sono fatti, non è, ora dobbiamo solo parlare sul campo. La squadra è stata attrezzata per fare un campionato importante, abbiamo fatto una partita ufficiale, non mi sembra che l'Avellino l'abbia fatta male, anzi, perciò un po' le amichevoli. Amichevoli, servono a mettere qualcosa nei campi, se no li facciamo solo allenare questi ragazzi. Allora continueremo a fare gli amichevoli per far giocare quelli che giocano meno, ma però la nostra base ce l'abbiamo bene in testa. Poi ognuno è libero di vedere il calcio che vuole, no, succedeva anche l'anno scorso, succederà quest'anno, massimo rispetto per tutto quello che uno dice e scrive, però noi sappiamo dove andare, non è che sappiamo anche quello che dobbiamo fare, e sappiamo anche che se siamo presuntuosi e superficiali faremo un campionato del cacchio, perché se pensiamo di essere diventati un po' troppo bravini o ci facciamo mettere in testa altri problemi, allora diventa dura, altro che vincere campionati. I campionati si vincano con l'unione dell'ambiente, che in questo momento qua non c'è. Si vince remando tutti dalla solita parte, perché è così. Poi ognuno è libero di fare. Tanto perché non c'è? Perché basta leggere due cose e c'è sempre qualcosa che non torna. Poi il problema è che a forza di dirlo qualcuno ci inizia anche a credere. E quello diventa un problema dopo. Io devo pensare alla squadra. Io penso alla squadra, faccio come l'anno scorso, a me non mi vedono mai. La squadra, conferenza, squadra, conferenza. Io non ho problemi. Però io penso che quando nasco, io leggo, no? E poi chiudo, perché non me ne frega niente. Leggo di una squadra del nostro girone che ha fatto una campagna acquisti importante, come lo può aver fatto l'Avellino. Ok? E parlano continuamente l'entusiasmo dei tifosi, l'entusiasmo di questo, l'entusiasmo di quello. Qua sono tutti incazzati, perché non viene quello, perché non prendiamo quell'altro, parlano tutti dell'Avellino. Io non so come mai qua, allenatori, vecchi giocatori. A me se mi chiamano delle mie vecchie squadre, io non parlo per rispetto all'allenatore del momento delle mie squadre. Qua parlano, con 20 gol c'è quello, con 40 passaggi vince. Ma di che stiamo a parlare? Perché? Perché trovano terreno buono. No? Mister, buongiorno. Finalmente buongiorno. Da domenica parlerà il campo, come ha detto lei. Purtroppo bene, quello è sempre la verità. Che tipo di atteggiamento deve avere la squadra? E seconda domanda, come ha visto Mastalli, come sta procedendo il suo inserimento? Perché è un giocatore su cui naturalmente lei e la società punta tantissimo. La squadra deve essere incazzata, la squadra deve volere le partite, deve andarle a cercare le partite, non le deve subire le partite. L'atteggiamento deve essere quello dell'anno scorso. Forse ci abbiamo aggiunto qualcosa in più, ci abbiamo qualcosina in più davanti come imprevedibilità. Bisogna portare su quella gente che è arrivata da poco come condizione. Però qualcosa in più questa squadra c'ha. E ritorno a ripetere, se perdiamo la determinazione che avevamo l'anno scorso, facciamo fatica. Perché i segnali non mi garbano, chiaro? Segnali, io non voglio una squadra che parla, io voglio una squadra che corre, che mena, che randella, perché in Serie C se non fai questo non vinci mai. Poi viene fuori le qualità di Tizio, Caio e Sempronio,
Ma se non sono uniti come l'anno scorso là dentro, se parlano, se fanno le cose, si va poco lontano. Perciò mi auguro che i ragazzi, che sono persone intelligenti, capiscano che ora inizia un campionato, che bisogna remare tutti dalla solita parte, che non ci sono prime donne, che siamo tutti nella solita barca e che dobbiamo pedalare più dell'anno scorso se vogliamo ottenere qualcosa di importante. Mastalli è uno di quelli che parla poco, pedala molto e dove lo metti gioca. Perciò di Mastalli noi siamo contenti. Mister, buongiorno, buon inizio di campionato. Grazie. Innanzitutto. Volevo chiederle, mancheranno gli squalificati Dossena, Aloi e Maniero? Le condizioni allora di Scognamiglio per capire se può rientrare nei giochi per sostituire Dossena. Poi De Francesco, come lo ha visto, anche se ci sono queste voci di una possibile cessione, o Matera a centrocampo, e poi Semikoski, in questi primi allenamenti le dà già margine per un impiego oppure c'è da lavorarci? Grazie. Iniziamo dall'ultimo, Semikoski c'è da lavorarci. C'è da lavorarci perché è stato anche fermo 4-5 giorni quando è stato là dove l'avevano parcheggiato. Poi ha fatto sì una preparazione, l'ha fatta con una squadra, giocare e tenere certi ritmi è un po' diverso. Però verrà convocato, sarà con noi, vediamo se è anche il caso di farlo iniziare una mezz'oretta, 40 minuti. Questo penso ci abbia ora come ora nelle gambe. Le altre cose non me ne ricordo e me le devi dire. Allora, Scognamiglio come sta? Perché non c'è stato. Scognamiglio vediamo oggi. Scognamiglio oggi si aggrega al gruppo, ha fatto il lavoro a parte tutta la settimana lavorando molto e oggi secondo me verrà nel gruppo e vediamo come sta. E poi De Francesco, queste voci della partenza? No, questo me lo ricordavo, ma non ti volevo rispondere. Però De Francesco è nel gruppo, se c'è la possibilità di giocare gioca, perché è un professionista, e poi vediamo da qui alla fine del mercato, non lo so quello che può succedere, nel mercato può succedere tutto e il contrario di tutto nell'arco di 2 ore, perciò non lo so, in questo momento il giocatore dell'Avellino se c'è bisogno gioca. Va bene? Posto? Buongiorno a tutti, grazie.